Quanto è bella l'Italia e quanto è bella Roma, con la sua sgangherata frenesia, con la suggestione della sua storia, dei suoi monumenti. E però che cazzo? No vabbè, scusate, ho i miei buoni motivi per essere insofferente. Allora, il fatto è che mi sono trasferito a Roma fresco di laurea e pieno di belle speranze. E dopo 7 anni mi ritrovo peggio di quando sono partito. Un po' più disilluso e un po' più indebitato. E non è che in questi anni non ho fatto niente, per cercare di combinare qualcosa nella vita mi sono dato una serie di strategie che ho portato avanti scrupolosamente. Dare il massimo nel lavoro, accettando qualsiasi sacrificio, che sarei riuscito a farmi valere, che in fondo è solo una questione di tempo. Da laureato in comunicazione e appassionato di linguaggio audiovisivo, ho accettato tutti i lavori che si sono presentati, anche più sottopagati e meno gratificanti. Che mica lamentandosi si risolvono i problemi. Sono 7 anni che faccio la gavetta e mi ritrovo sempre allo stesso punto. Precario e pagato una miseria. Nonostante lavori come un matto, gli stipendi sono sempre al di sotto del costo della vita e anche risparmiando su tutto finisco sempre indebitato. Ma si può essere poveri lavorando? E poi la precarietà, che non è solo il rimanere ciclicamente dei mesi senza lavoro, perché vedete, l'Italia è anche questo. Un paese in cui per richiedere qualsiasi finanziamento, da un frigorifero a rate a un mutuo, ti richiedono una busta paga e un contratto a tempo indeterminato. Ma così, uno come fa a rialzarsi? Come fa a crearsi delle prospettive? Arriva un momento in cui dici basta, in cui non ne puoi più di essere preso in giro. Quindi ho abbandonato la strategia 1 e sono passato alla strategia 2. Che mica sono un tipo arrendevole io. Impegnarsi in prima persona per il cambiamento. Il lavoro dignitoso è un diritto. Abbiamo anche una Costituzione che lo dice. Iniziative, manifestazioni di piazza, militanza politica. Come me ce ne sono tanti. Far sentire la nostra protesta e la nostra indignazione. Ma anche in questo caso si va verso nulla di fatto. A parte a volte qualche attrito con la polizia, generalmente hanno preferito voltare le telecamere e ignorarci. Neanche la strategia 2 sta portando dei risultati. E non è che sia un tipo impaziente io, che di pazienza ce ne ho fin troppa, solo che qua cominciano a sopraggiungere anche i capelli bianchi. A questo punto della mia vita è arrivato il momento di inaugurare una nuova strategia, meglio nota come strategia 3. Emigrare. Visto che qui pare che non si muova niente, l'unica possibilità rimasta è quella di cercare fortuna all'estero. Ok, emigro. Ma dove? Io sono totalmente impreparato. Uno vagheggia a lungo questa ipotesi, ma la lascia riposare in un angolo della mente, come un'ultima possibilità. Ti rassicura sapere di averla, ma poi non ci pensi mai concretamente. Quando le cose vanno storte, il pensiero mando tutti a fanculo e me ne vado, è rassicurante, ammettiamolo. Ma metterlo in pratica è tutta un'altra cosa. Forse è arrivato il momento di rendere concreta quest'idea vaga e rassicurante. Ma io non sono un tipo impulsivo e prima di prendere una decisione la devo valutare per bene. Quindi bisogna documentarsi. Anzi, bisogna documentare. Ma che simpatico umorista che sono. No vabbè, è che sti anni di gavetta nel sottobosco televisivo saranno pure serviti a qualcosa. Non per dire scemenze del genere, ma per fare un documentario. Vabbè, forse anche per dire scemenze del genere. Ad ogni modo, ok, emigro. Ma dove? E va in Canada! Ci sta tutti e tre i miei fratelli! Ha ragione la nonna, partire dai parenti.
è il modo più facile per trovare un punto di partenza e non brancolare nel buio. Che Italo, non ti ricordi? È venuto tante volte qua. Italo, ma certo che me lo ricordo. People were up as the nights came down, and they blew the lights in old London town. They were learning to dance to a crazy ska sound, introduced to Dr. Mudden by some two-tone clown. That's right. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. There were people looking from Paris, France, and they stripped right down to the underpants. Bene, ho deciso, andrò a Toronto. Si parte alla scoperta delle infinite possibilità del Canada. Pensavate che stavo là sopra, eh? Che qua non è mica come nei film hollywoodiani, che uno prende una decisione e nell'inquadratura dopo già la messa in pratica. Qua c'è da fare i conti con la realtà. Sta stronza. Che poi io ci ho pure provato a racimolare soldi in modo fantasioso. Ma niente, per quelli come me il metodo è solo uno. Mentre faccio una concorrenza spietata a Stakhanov, riesco a convincere Manuela, la mia compagna, a partire con me. Sarà la mia cameraman di fiducia. Riesco a trovare un altro contatto in Canada, Salvatore. Conosciuto ai tempi dell'università, da un paio d'anni fa un dottorato di ricerca in antropologia all'Università di Toronto. E può aiutarmi a muovermi nell'universo della nuova immigrazione. Infine, riesco a parlare anche con un po' di persone che stanno per trasferirsi in Canada, come Armando, che sta chiudendo la sua azienda. Gli dico, ok, molli tutto, ma che ti metti a fare una volta arrivato a Toronto? E lui mi parla di questo progetto che ha messo su con altri imprenditori esasperati come lui della situazione italiana. Amo definirlo una vetrina virtuale, cioè in pratica cerchiamo di dare una visibilità alle aziende, chiamiamole così, italiane, che hanno voglia di farsi conoscere all'estero. Quindi mi vuoi dire che basta avere un'idea e qualche soldo e puoi andare? Immigrare in Canada è difficile. Oggi però hanno aperto ad aprile un ottimo programma per le start-up. Ossia hai un'idea, noi la valutiamo, se crediamo nella tua idea, in alcuni casi te la finanziano e ti danno anche il visto per poter aprire un'azienda. Il governo canadese questo? Assolutamente sì. Non lo sapevo. Quante cose devo ancora imparare su questo Canada? Dopo lunga fatica il momento è arrivato. Ho il biglietto in tasca, Manuela al mio fianco, la telecamera in spalla e Gio Italo mi aspetterà all'aeroporto di Toronto. Si parte. Cambio amore, cambio idea, cambio abitudini. Resto a galla in questo odissea, su una barca di buoni propositi. E cambio marcia, cambio atteggiamento, vivo il malcontento, seguo il movimento. Ma non cambia niente, stesse facce, stessa gente. Mi conviene più cambiare continente. Attenzione. Sì. E cambio lo stato, e cambio la nazione, e cambio religione, e cambio occupazione, e cambio le speranze, i propositi, gli intenti. Per fortuna ho già cambiato tutti i denti, sì. Come puoi vedere, un po' di confusione io c'è. Mi sorride perché accanto a me ci sei tu. Ed eccomi a Toronto, l'avventura comincia. Noi ci troviamo
Noi, io lo chiedo, prendo l'occhiale. Questo è topico? Dice, prendo l'occhiale che... Don Das College, tu devi andare? Allora, Spadina. Spadina, sì. Per un italiano che arriva a Toronto, ma credo per un europeo in generale, la prima cosa sulla quale riprendere le misure sono gli spazi. Toronto, come gran parte delle città nordamericane, è spietatamente schematica. Poche strade, enormi e lunghissime, che si incrociano ad angoli retti formando degli isolati perfettamente rettangolari. Più che in una città, sembra di stare nella griglia di un sudoku. And never brought to mind. Se uno dovesse pensare a trasferirsi, capire come è strutturata la città è fondamentale. Le prime cose che ho notato muovendomi per Toronto sono le seguenti. Non ci sono vie di mezzo, o ci sono casette basse al massimo di due piani, oppure grattacieli. Le villette però sono la maggioranza, rendendo gran parte della città molto luminosa. Non ci sono piazze, ma è pieno di parchi. Non solo il Canada con le sue foreste sconfinate, ma anche Toronto è parecchio verde. Salvatore, ormai torontoniano d'adozione, conferma queste mie impressioni, dicendo tra l'altro che la posizione di Toronto all'estremo sud della nazione è particolarmente invidiata, soprattutto da quelli che vivono più a nord. Lei è innamoratissima di Toronto, lei veniva dalle Malelande, dove veramente la vita è il limite della vivibilità, cioè abitano minatori, indigeni, perché la maggior parte delle persone che vivono in quel territorio sono nativi. E alcuni di loro vogliono essere collegati al resto del mondo, altri no. Prima di capire come si vive e come si lavora, tocca capire come ci si entra in questo paese. Se io volessi, da italiano, venire in Canada per cercare lavoro, dal punto di vista legale, di permessi, di visti, eccetera, come dovrei comportarmi? La prima cosa di sapere è questo, che veramente, perché l'italiano veramente non ha bisogno di fare un visto speciale, diciamo, per fare una visita. Il visto d'ingresso è disponibile solo col passaporto italiano. Sì, infatti io sono venuto col visto da turista. Sì. Però so che da turista non si può essere regolarmente assunti. Quali sono le possibili strade per ottenere un permesso di lavoro? Al lato delle famiglie c'è l'atto di richiamo. La legge canadese è più flessibile, diciamo, della legge americana, nel senso che anche se uno è quello che chiamano in inglese common law, conviventi per un anno, va bene. Ah, ok, quindi anche, diciamo, una coppia di fatto, nel senso coppia di fatto, bravo. Il richiamo può avvenire anche anche tramite questo. E anche una coppia, diciamo, lesbica o omosessuale, non ci sono problemi. La legge non discrimina contro di loro. Invece, se un italiano volesse venire, trasferirsi qua in Canada per fare impresa qua in Canada, legalmente può stabilire la sua società. Qua non ci sono impedimenti di capitale e quelle cose lì. Il problema è che legalmente non può neanche lavorare per la sua propria ditta. Sembra una cosa strana, ma... Tu la puoi aprire, ma non puoi lavorare per la tua ditta. No, devi impegnare le altre persone, tu puoi essere l'azionista, ma aprire senza poter veramente gestire la loro attività commerciale è una cosa un po' assurda, è contro il senso della logica. Poi dopo ci sono altri visti disponibili. I ragazzi possono venire a fare uno stage praticamente in Italia di 6 mesi e vengono qua a lavorare per 6 mesi e vedere com'è l'ambiente, tutto legale. Sembra che quest'ultimo visto sia quello più accessibile per uno come me. C'è un accordo reciproco tra le parti, tra il governo canadese e quello italiano, per cui i giovani fino a 35 anni di età non compiuti hanno la possibilità di avere un visto particolare, si chiama work visa, quindi un working holiday, per cui possono spendere un anno di tempo in Canada lavorando e volendo viaggiando.
Anche se sostanzialmente si dice un anno, ma in realtà sarebbero 6 mesi di permesso per lavorare e 6 mesi come visitatore. Non è un visto particolarmente sponsorizzato, anche perché è un visto numero chiuso. Ci sono 1000 posti all'anno disponibili per gli italiani. E qui siamo venuti soprattutto perché c'era la possibilità, tramite questo working holiday, si chiama, puoi fare quello che vuoi, sia nel tuo campo sia... Cioè in questi mesi puoi lavorare legalmente. Sì, puoi lavorare legalmente. Per fare qualsiasi cosa. Puoi lavorare legalmente. E quindi abbiamo detto, perché non provare? È il miraggio che infatti ha portato il bando di quest'anno a essere completamente esaurito nel giro di un mese. Sì. Questo è un po' un esempio interessante perché l'anno scorso è durato da gennaio fino agosto, cioè le richieste ancora da agosto venivano accettate, quest'anno è partito a metà febbraio, a fine febbraio i posti erano già tutti esauriti. Ma mettiamo il caso che io in questi 6 mesi un lavoro lo trovo, mi piace e vorrei continuare a farlo anche oltre questo periodo. È possibile prolungare questo visto? Questo tipo di visto non può essere rinnovato, non lo stesso tipo di visto. Può essere convertito in un altro tipo di visto. Passi in un'altra situazione, invece di essere qui con un work permit, sei qui con una sponsorship, che è un'altra situazione, ok? Praticamente il datore di lavoro ti sponsorizza, ovvero ti assume e ti richiede dimostrando che ha bisogno proprio di te e che non può prendere qualcun altro. Deve giustificare, diciamo, la tua unicità, deve dire perché voglio lui che arriva dall'Italia e non posso prendere uno che è nato qua di fianco? Cosa bisogna provare al governo canadese per avere la sponsorship? Per avere un lavoro e per avere un permesso di lavoro, prima devi passare da un ufficio che è l'Ufficio di Risorse Umane del Canada, un ufficio governativo che praticamente mette insieme le possibilità lavorative che ci sono in Canada, le richieste di lavoro e la tua figura professionale. Se la tua figura professionale è tra quelle richieste e quindi vuol dire che effettivamente mancano lavoratori, non si possono dare quei lavori lì a canadesi perché non ci sono canadesi abbastanza. È come se da noi l'Istat decidesse i flussi migratori, cioè c'è un istituto di ricerca che dice chi ci serve, quando ci serve, in che percentuale ci serve. Quindi a te è andata bene, nel senso che te l'hanno fatta questa sponsorship? Sì, cioè ancora io non ce l'ho in mano, però diciamo è avviato il processo e quindi ho mandato una richiesta, o meglio non io, ma un consulente di immigrazione che lo fa per me. A pagamento? A pagamento, chiaramente. Che fondamentalmente in realtà sta facendo il lavoro dovrebbe fare il mio datore di lavoro. Quanto costa questa consulenza? Allora, la consulenza costa $2,000, $2,000. Può costare facilmente di più. Lo puoi fare, da quello che ho capito, anche autonomamente tu. Però diciamo, non sei abituato, è anche vero, non sei abituato alla burocrazia canadese, quindi magari la crocetta fatta male ti inficia tutta la domanda. Quindi diciamo, normalmente... Dai 2.000, io ho sentito anche $3,000-$4,000. Dal decidere di andare a vivere in Canada ad averne la possibilità burocratica, il cammino è lungo. Scartoffie, tempi stretti, fortuna e soldi, perché insomma non è mica una cosa proprio economica. Attention customers, please like customers to exit the train before boarding. This train is a northbound train, northbound to Finch Station. This train is northbound. Saranno pure ultra organizzati sti canadesi, ma gli manca completamente la capacità di improvvisare. Traffico congestionato. Non essendo abituati ai servizi, è bastato un blackout momentaneo per far andare la città in ticket. Niente metro, niente semafori, niente autobus né taxi, niente telefono. È come essere ripiombati nel 700, ma con più smog. Ma non mi faccio fermare dalle intemperie.
ho un'indagine da portare avanti. Canada is imagined to be this very secure place in a lot, of course not all, but in a lot of immigrants' minds. And that is sort of the dream of why a lot of people immigrate to Canada, especially if you're a skilled worker, because you're led to believe that you are the ideal immigrant in Canada and that everyone, or that the Canadian government desperately needs you and they need your skills. And often what happens is people come here and realize that it isn't easy to get work, particularly in Toronto. So what you end up doing is trying to find ways to get work, and you go to these programs that are government funded. And what they end up trying to teach new immigrants is that actually the labor market, as we understand it as Canadians, is always insecure. And sort of this idea of insecurity and an insecure labor market is what new immigrants essentially learn in these programs. But it is this idea that you shouldn't expect the state or the government to give you a job. It's that you are responsible, and in that sense, the labor market is more insecure for you, that you are responsible and you always have to find your own work. There is this sort of idea of the labor market as being insecure, and that you are a commodity and you have to sell yourself on the labor market, and the responsibility is up to you to make sure you're employable and that you present yourself in a certain way. And so these programs teach you to basically commodify your labor and yourself in ways that are deemed appropriate in the Canadian labor market. But what often happens is, instead of people getting jobs that are professional or commensurate with their training, they end up working in what is colloquially called in Canada survival jobs, which is a term that suggests it's just a job you do to survive. It's not something that is self-fulfilling or secure. And so survival job kind of connotes this notion of precariousness for the people who use it, that you're just doing it to put food on the table, or you're just doing it even though it doesn't represent who you are and your sense of self. And so there are these terms, survival job, that kind of connotes taking on jobs that are often what scholars or other people in, you know, in Italy would call precarious. So temporary, low-paying, contract positions, and so on. And so increasingly, skilled immigrants or recent immigrants take on this kind of work. E qua la gente si ammazza di lavoro. Ci si ammazza di lavoro. Si arriva al punto in cui si mangia davanti allo schermo del computer. Non ci si alza mai. Il telefono è sempre acceso, l'email si risponde all'una di notte. Non c'è uno stacco reale tra il mondo del lavoro e la tua vita personale. Io non ho mai avuto una pausa pranzo. Questo non ha niente a che vedere con la mia azienda, cioè non è che... No, ma in generale non ho mai avuto una pausa pranzo in vita mia, mai. È una mentalità. Perché qui c'è l'idea che se tu non rispondi, è una questione proprio culturale, non rispondi all'email subito, perdi l'opportunità. Deve essere tutto immediato, perché tutti hanno disposizione immediata alle informazioni, ce l'hanno tutti davanti, e se tu non rispondi è una tua mancanza. È una tua mancanza di rispetto, è una tua mancanza di voglia, dice qualcosa di te. Allora, quindi sono tutti sempre corri, 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 fai. Però a livello di qualità della vita è stressante. Da morire. Ma qua la gente muore di infarto a 55 anni, 60 anni, a parte mangiano malissimo, eccetera, quindi è tutto un insieme di cose. Però non c'è quella tranquillità di sedersi un attimo e godersi quello che è in linea di massima la vita. E qua funziona, mi sembra di capire, almeno con quelli anche gli italiani che ce l'hanno fatta, un po' che non devi avere dubbi, o perlomeno non li devi mostrare. Cioè, come... davanti al tuo quello che ti intervista per qualsiasi tipo di lavoro, lasci trasparire dubbi, ti lamenti della tua precedente situazione, ti sei già giocato il cliente.
quello che vogliono sentirsi dire è: no, io sono uno figo, io so fare il mio lavoro, se vuoi che io lavori per te, bene, se no c'ho la fila di persone interessate a me. E allora, ponendoti in quel modo lì, già desti molto più interesse, anche se sei il peggiore del mondo, loro già ti tengono più in considerazione. E una cosa che sto scoprendo, intervista dopo intervista, funziona sempre di più. Atteggiarsi, fargli vedere che comunque non sei qui per provare. Te sei qui perché comunque qui il mercato è più solido, o comunque c'è più soldi e te vuoi fare più soldi. Quello che sicuramente si aspettava l'anno scorso, che stiamo aspettando anche ora, di trovare quella persona, quel cliente che crede in te, che dice: ah, accidenti, il tuo lavoro è bellissimo, e che finalmente paghi quella che noi chiamiamo la meritocrazia, no? Quello che vorremmo essere in Italia. Purtroppo non esiste granché anche lì qui questo discorso che se sei così bravo sicuramente lavori, sicuramente avrai il tuo successo, perché tutto quello che in Italia è le amicizie, devi lavorare con le amicizie, c'è anche qua, ancora di più, nel senso che qua se fai un buon networking, conosci, giri, vai alle feste, vai al vernissage e c'hai quella faccia tosta di presentarti a tutti e a tutti dare il tuo biglietto da visita, dire: ma guarda il mio sito, voglio lavorare per te, sicuramente poi troverai il super ricco, comunque quello super con tutti gli agganci, che potrà darti una mano a... Ma sono le stesse agenzie che ti dicono, a me hanno detto: inizia con il networking. Sono loro che ti dicono: inizia così. Io scappavo proprio da questo, no? Dall'Italia proprio scappavo perché non sono molto bravo nelle relazioni, non mi so vendere, non mi piace, conosco uno, guarda, questo è il mio sito, sono bravo. Quindi scappavo da quello per poi appunto confrontarmi con un sistema del genere all'ennesima potenza. Quindi venire qua, come pensavo, e trovare subito da lavorare è un po' utopico. Allora, come tutti, diciamo, quelli che emigrano adesso, non parlo di 50 anni fa, ma adesso, speri sempre che ci sia un posto dove tu riesca ancora a fare il tuo lavoro, diciamo, quello che hai fatto negli ultimi anni, eccetera. Cosa che non è molto facile, perché dopo un mese che ho cercato di trovare il mio lavoro, alla fine ho dovuto switchare al mio piano B. Ho deciso di mandare il mio curriculum a queste gelaterie. Appena ho iniziato a mandare il curriculum, diciamo in 2 giorni, questa persona di questo posto dove stiamo adesso, che è Gipper Gelato, mi ha chiamato, sono venuto qua, ho fatto un giorno di prova e in 3 giorni ero stato assunto. Quindi non è che, diciamo, ci è voluto molto. Una volta che hai capito che se sei un italiano e vieni all'estero, soprattutto in un posto come Toronto, che è una città gigante, con 2000 cose che si possono fare, tu comunque lavorerai in cucina, tu comunque farai il cameriere, tu comunque farai il gelataio, perché questo è quello che vogliono da te. Se tu sei un ingegnere meccanico, purtroppo non si trova da lavorare. Cioè, è molto difficile. Se tu sei un italiano, danno per scontato che tu sappia cucinare e fare certe cose col cibo, cosa che è vera per il semplice motivo che qua nessuno sa cucinare. L'esempio classico è andare alla metro e comprare i panini già fatti della metro. Tu vai dentro, compri 6 panini e 6 panini costano $6.99, ok? E tu dici: vabbè, non costa neanche tanto. Poi dici: vabbè, però chissà cosa ci mettono dentro, sarà della schifezza, me lo faccio io il panino, tanto 6 non me ne servono, me ne basta uno. Ti compri il pane, ti compri 2 fettine di un prosciutto, che però è un prosciutto canadese, non deve essere un prosciutto italiano. Ti compri 2 fettine di un formaggio, che è un formaggio canadese, non un formaggio italiano. 2 foglie di insalata, esci e hai speso $5.99 per un panino. A quel punto lì cominci a ragionare e dici: ma vabbè, vai tu ai giri, vai dove ti pare, trovi dei posti che fanno hamburger comunque a $4, $3.99. E ti domandi perché devi stare a cucinare. È la domanda che si fanno i canadesi: perché devo stare a cucinare? E il concetto è proprio: tu non devi cucinare, mangia e basta, perché a cucinare ci pensano gli altri. Qui ogni 10 metri in downtown c'è un ristorante, c'è un bar. Ci pensano gli altri, nello specifico gli italiani. In questo caso, sì, nella maggioranza dei casi si parla di italiani, sì. L'unico modo di lavorare è fare il cameriere. Sì, ci sono tanti lavori che puoi fare, poi ci sono anche delle agenzie che ti,
che ti garantiscano, quasi garantiscano lavoro. Il problema è che la maggior parte delle persone che si muovono in questi paesi sono persone come me, come te, cioè sono persone che lavorano nell'ambito creativo, che è questo ormai mare di persone tutte più o meno brave che vengono qui con l'idea di esplodere nel loro lavoro e poi probabilmente si ritrovano a fare il pizzaiolo, si ritrovano a fare il cameriere. Lì vedono che questo tipo di lavoro è una via più semplice. È una via molto semplice, comunque che ti ripaga col tempo, perché qui un buon cameriere in un buon ristorante guadagna 5.000 al mese e finiscono poi a lavorare in quell'ambito lì. Cioè, insomma, il Canada ha i pizzaioli e i camerieri più creativi del mondo. Il quadro sembra sconfortante. Più vado avanti e più mi sembra di capire che se sei disposto a mettere da parte le tue aspirazioni, la riesci a trovare davvero l'America. Ma io sono disposto a metterle da parte? Che poi, devo essere sincero, ciò che mi sta portando via dall'Italia non è la semplice voglia di arricchirmi, ma poter fare quello per cui ho studiato. E poi fuggire dalla politica delle amicizie che affossa la meritocrazia e ancora cercare un'alternativa alla precarietà costante. Siamo comunque in presenza di una società che ha molte più risorse che non quella italiana. Per chi cerca lavoro, il lavoro c'è molto più che in Italia, c'è un'economia molto più dinamica. Però è altrettanto vero che trovare delle condizioni di lavoro che soddisfino un individuo che vuole sistemarsi, diciamo, è più difficile. In Canada tutti i contratti sono a tempo determinato. Comunque non esiste un'idea di posto fisso. Qua pochi ritengono che il lavoro sia un diritto della persona, perché il diritto è il diritto all'identità. Qua ogni individuo ha diritto a essere se stesso, la libertà è ritenuta il parametro fondamentale per la realizzazione dell'eguaglianza sociale. Viene dimenticato il fatto che comunque l'identità dell'individuo è legata al ruolo sociale dell'individuo che è normata dal lavoro. Tu lavori e dai un apporto al reale. In questo senso il lavoro ti identifica. Questa cosa in Italia è abbastanza chiara. In Canada non è così. In Canada il lavoro è una merce. In realtà pensavo che chi avesse una sua professionalità qui potesse trovare spazio per fare il proprio lavoro, il proprio mestiere, per coltivare le proprie passioni. E invece opportunità non ce ne sono tante, ce ne sono sempre racchiuse nello stereotipo italiano, la pizza, il ristorante italiano, la pasta. Eppure non è ancora detta l'ultima parola. Ho ancora una carta da giocare. È arrivato il momento di chiedere consiglio ai saggi. Chi è emigrato negli anni 50 e 60 mi racconta di un altro Canada, fatto sì di enormi sacrifici, ma anche di grandi prospettive. Il Canada mi ha dato l'opportunità e la fortuna che io ho, che mi fa godere di tutto oggi, di benessere, di tutto quello che mi occorre nella vita. Sono tutti molto soddisfatti del loro percorso, ma cosa aveva la Toronto di quegli anni che non ha quella di oggi? È cresciuto un altro pochetto da quando mi ricordo. È tanto, tanto che non ci vediamo. Era molto difficile vivere e lavoravamo alle terre del padrone. Allora, stufi di lavorare alle terre del padrone, c'è stata l'opportunità dell'immigrazione per venire qua in Canada. Abbiamo venuto in Canada. Quello che noi, perlomeno da me stesso, che posso ringraziare, che
quei tempi che noi abbiamo emigrati nel 60 in poi, il Canada era una nazione che c'era tutto da costruire, tutto da fare, e quello che vediamo adesso non era nemmeno una minima parte di allora. E quello ci ha aiutato a intervenire. Forse è stata questa la chiave della loro felicità. Territori e risorse sconfinate e una scarsa popolazione. Immensi spazi da riempire e la possibilità di contribuire alla definizione di una società e non diventare solo un ingranaggio di un sistema già ampiamente avviato. Il loro orgoglio è essere stati a loro modo pionieri. Sarà folle, ma hai visto mai che non sia proprio questa la strada da seguire? Mettiamo benzina. Quale bisogna mettere? Uguale? Non ne ho idea. Gas, sembrano tutte uguali. Sì. Il bocchettone è di là. Giusto? No, fammi pensare. Mi sembra sia di là il bocchettone. Può essere che ti fa. Sì, 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 è di là, guarda. Si parte, direzione il Grande Nord. Quelle male lande, come le aveva chiamate Salvatore, ancora libere e selvagge. Dove, a differenza di Toronto, forse c'è ancora lo spazio per esprimere se stessi. Ho coinvolto anche Federico e Carolina e ho investito gli ultimi soldi rimasti per affittare il più piccolo camper che ho trovato e andare a scoprire se esiste ancora un luogo davvero libero. Venendo dall'Italia, una delle cose per cui mi lamento dell'Italia è il fatto che le cose sono fatte in maniera troppo caotica, troppo approssimativa, e qua è l'opposto, è tutto molto preciso, molto ordinato, però mi sono accorto che l'assenza dell'approssimazione è una cosa che mica mi piace tanto, perché l'approssimazione dà spazio comunque all'espressione creativa, non lasciando spazio all'approssimazione, essendo tutto così molto rigoroso, preciso, quadrato, è quasi soffocante. Cambio meta e sono determinato a far brillare questa cometa, piccola incertezza viva nell'infinito, e non mi arrendo, seguo cercando la formula segreta per capire il mondo, e mi sorprendo, non sto faticando, da quando seguo le mie scelte fino in fondo. Mi sento come a capo di una rivoluzione, e mentre tutto rimane uguale, io non lo sono più. E attraversando la foresta penso a cosa mi resta. Un paio di treni sono andati, due neuroni li ho bruciati, ma ho ancora una telecamera sulla spalla, e ancora non è finita, e ancora si balla. No, tu non credere che cambierò a farmi respirare la felicità che mi fa cantare, saltare, giocare, vibrare, scherzare, volare, scoprire, imparare, sudare, creare, capire, sognare, gioire, giurare, sperare, spaziare.
al risveglio ci accorgiamo di essere finiti in una riserva di nativi. Ci troviamo d'improvviso spettatori di un qualche rito delle donne del posto. Encourage our youth and the children to manifest their dreams. It's and then we don't ask for grants or money. You pursue it with here. You do it for your people. You do it for the community. It's a global concern, eh? The money. And it started 4 years ago. Started walking around the reserve, praying, and grew and more. Bring awareness to the crookedness of the water. Scopriamo che questo rito è dedicato all'acqua, intesa come un bene sacro, e ha assunto un valore ancora più forte da quando il governo canadese ha iniziato a pensare alla privatizzazione dell'acqua in queste zone. Ci troviamo a Wikemikong, un villaggio nell'isola di Manitoulin, che è l'isola lacustre più grande del mondo. Le comunità che ci vivono sono chiamate First Nation, sono i discendenti dei primi popoli che abitavano questi territori prima dell'arrivo dei colonizzatori. Capiamo subito che questo è un mondo a parte rispetto al Canada che abbiamo visto a Toronto. Decidiamo quindi di fermarci un po'. My name is Carol Kitchkick and I live in Wequemakong, Ontario. My name is Karen Manitowabi, Two Standing Bears woman, and I'm from Wiki, Wequemakong. Wequemakong is made up of Odawa, Ojibwe, and Potawatomi people. In our language reserve, you say Shkunigan. Shkunigan. So if you interpret Shkunigan, it's something that's left over. And they have a story, there's a story about there's a log, and the native person is sitting on the log. The non-native person comes along and asks that native person, push over, I'll sit with you. The native person pushes over and lets the non-native person sit there, and they keep asking the native person, push over. Finally, they're near the end of that log, and the non-native person asks the native person, push over some more, and the native person goes, no, this is all I have left. So that's kind of the way it's looked at. I was raised here, I was brought up here. When I started school, I didn't speak a word of English. I only spoke our language here, Odawa. And when we went to school, we were like everybody else. We didn't know we were different from anybody. Then I got to grade 9. So I went to school in what's called North Bay. Never left Wiki before. We went to the school called Whittyfield, and like before I left this reserve, I didn't know I was different from other people, you know? Everybody was the same to me, and then we'd hear, oh, so look at the savages. Look at the savages walking by. Oh, there's the last of the Mohicans, you know. But I think we were very lucky, too, that
We had some older native students that were outspoken, and we did have some like non-native older students that supported us, and they went to the principal and they reported it, and then I remember there was a big assembly. But in a way too, that singling you out as a minority group in a school, right. But it was addressed, right? And that's my first experience with racism. And I think from your stories and from other people's stories, the ones that went off the reserve, we have our own high school now, eh? What do you think about the fact that new white people, eventually poor, sort of pioneers in a way, they still came to Canada looking for a job and looking for their fortune, a land that is basically your land? Would you have some advice to give to these new people arriving here in order to make their life good in Canada, eventually in harmony with whoever is here, and including native population? I think one of the things that I would advise them is stay true to themselves, keep their culture, like not allow themselves to be totally assimilated into mainstream society. Well, I think that when you talk about this land, we've always understood that we're only caretakers of the land. We didn't own, we're only caretakers. And we've always had the understanding that there's enough land for us to share. So once settlers realize that and understand that the land is to be shared, so once the government, I guess, of Canada realizes that they have an obligation to allow the participation of First Nations people on land and its resources, then I think it's going to be better for everyone in the economy. And I say that from a lived experience, where there isn't a lot of people that want to live in this area because they're not used to this type of environment. There are those that thrive in the city environment, and that's where they go to. So when they're expecting people to work in some of these areas, and this area especially, and even more so in the north, it's the First Nations people that know how to live in that type of environment. So it only makes sense for allow them to be part of that economy. It's almost too simple. Come cambiano le priorità? Sono partito per cercare un lavoro e sono finito a cercare un'identità. Sono di nuovo senza soldi, ma il fatto è che pensavo di cercare un modo diverso di lavorare quando in realtà stavo cercando una visione alternativa del mondo. Non voglio sbilanciarmi, ma forse questa visione alternativa l'ho trovata qui, in una scalcinata oasi dove la vita è scandita da ritmi diversi e da diverse priorità, basate sul rispetto e l'armonia. Now that I took this fancy camera from these idiot white people, I can even try to turn this, my new strategy, into a documentary. Okay. North Ontario is a marvel, and the reserve I grew up on is even a greater marvel, with its genuine lifestyle, its traditions, its charm. Yeah, yeah. But what the fuck? I'm sorry, Wequemecong may be beautiful, but I've got reason to be impatient. That's the thing, after I got my high school diploma,
I've taken further classes, trainings, and even irrelevant jobs in order to make a living and eventually become a childhood educator. 3 years later, I'm worse off now than when I finished high school. I'm just a bit more hopeless and more in depth. Hey, calm down. And it's not that I'm the impatient type. I have lots of patience. It's that if I wait for another bit, wrinkles will start showing up. At this point in my life, it's time for a new strategy. Immigration. Seeing that nothing seems to be happening here, my only chance would perhaps to be strike gold in some far land. I will immigrate. But again, where? Go to Toronto. All my brothers are there in the big city. And never brought to mind. Should old acquaintance be forgot and old lang syne?